seguenti specifiche di funzionamento. Si vuole realizzare una pompa che elabora una portata di acqua a portata pari a 20 litri al secondo. Fornendo una prevalenza pari a 200 metri e girando a una velocità m pari a 2250 giri minuti. Il nostro obiettivo è progettare una macchina che possa soddisfare queste specificità. Ora, come procediamo? Prima cosa dobbiamo cercare di capire che tipo di macchina può andare bene per soddisfare quelle specifiche. Per far questo ricorriamo al parametro dimensionale velocità specifica. La velocità specifica è pari alla velocità di rotazione della girante omega per la radice della portata elaborata fatto il lavoro ideale specifico elevato a 3. Macchina operatrice, il lavoro ideale specifico, cioè l'energia meccanica che bisogna fornire al fluido è pari all'accelerazione di gravità per la prevalenza H, quindi è pari a 1962 metri quadri al secondo quadrato o joule su chilogrammo. La velocità di rotazione in radianti al secondo omega sarà 2 pi greco m fratto 60, ossia 309 radianti al secondo. Andiamo a sostituire, quindi 309 radianti al secondo, la portata esprimiamo in metri cubi al secondo, quindi 20, 10 alla meno 3 metri cubi al secondo. Occhio quando fate questi calcoli, sempre utilizzare l'unità di misura del sistema internazionale. Noi tutti quanti i parametri dimensionali li abbiamo definiti in base all'unità di misura del sistema internazionale. E occhio anche ai multipli, perché tante volte quelli che trovate magari in da tabelle eccetera, energie specifiche, kilojoule su chilogrammo ad esempio, entalpia del vapore, quando andate a fare i conti dovete considerare il joule su chilogrammo, non kilojoule su chilogrammo. A parte ciò, sostituiamo quindi 309 radice della portata fratto il lavoro ideale specifico elevato a 3 quarti, otteniamo 0,148. Nelle condizioni nominali di funzionamento la nostra macchina deve avere una velocità specifica pari a 0,148. Andiamo sui diagrammi dimensionali, ci accorgiamo che stiamo fuori dal range, usuale per le due pompe monostatiche. Cioè noi abbiamo detto, occhio, quando la velocità specifica diminuisce, sta aumentando il rapporto tra il diametro esterno, stiamo nell'ambito delle macchine centrifughe, sta aumentando il rapporto di 2 su di 1, tende a diminuire il rendimento globale della macchina per tutta una serie di motivi, diminuire anche in maniera drammatica, al di sotto di 0,2 normalmente non si reputa conveniente, non si reputa corretto realizzare delle macchine centrifughe, perché il rendimento globale che otterremo sarebbe troppo basso. Ora, in questo caso una soluzione che possiamo adottare è quella di realizzare una macchina multistadio, quindi. Qual è l'idea? Andiamo a dividere il lavoro ideale specifico tra più stadi consecutivi che lavoreranno in serie, tutti lavorando con la stessa portata, elaborando la stessa portata e girando alla stessa velocità omega. L'idea quindi è di andare a realizzare una macchina multistadio dove ogni stadio sarà caratterizzato da una velocità specifica omega sj
pari ad omega, radice di q punto, perché gli stati sono in serie, ripeto, e abbiano la stessa portata girando alla stessa velocità, ma fornirà ogni stadio soltanto un'aliquota del lavoro ideale specifico che deve essere fornito al fluido. Vediamo quanto deve valere questa aliquota y con j, in maniera tale da avere una velocità specifica che sia compatibile con la buona progettazione di una macchina operatrice centrifuga. Quindi dovremo stare al di sopra di omega s uguale a 0.2. Qui potremmo fare varie scelte, perché vedete, man mano che la velocità specifica cresce fino a un certo punto, fino a circa 1 in questo caso, tende ad aumentare il rendimento della macchina, o meglio il rendimento dello stadio, perché a questo punto dobbiamo fare riferimento allo stadio. Quindi se vogliamo ottenere degli stati molto performanti, e quindi macchine molto performanti, dovremmo andare verso velocità specifiche molto alte. Per ottenere però velocità specifiche molto alte dovremmo diminuire molto il lavoro che ogni stadio mi va a elaborare, mi va a fornire al fluido. D'altro canto, se prendiamo come limite ad esempio 0,2, in questo caso non devo far scendere troppo la quantità di energia meccanica che ogni stadio deve trasferire al fluido. Non otterrò un grande rendimento come stadio, ma questo y sarà un po' più grande e quindi riuscirò ad avere un numero di stadi inferiori nel realizzare la mia macchina multistadio. Andiamocene conto facendo però un conto. Io ho scelto una situazione intermedia. Voglio che ogni stadio funzioni a una velocità specifica che sia pari a 0,4. Intermedio al campo funzionamento ottimale per quanto riguarda le giranti lente, la prima forma, le vere e proprie giranti centrifughe. Quindi, se ogni stadio voglio che funzioni con una velocità specifica pari a 0,4, omega e q punto sono bloccati, posso calcolare il lavoro ideale specifico in corrispondenza del quale effettivamente ho 0,4. Y fornito dal jesimo stadio sarà pari a omega per radice di q punto fratto la velocità specifica che sto imponendo per ogni stadio, tutto elevato a 4 terze, pari a 521 metri quadri al secondo quadrato. Questo yj non è null'altro che il lavoro ideale totale che la mia macchina deve erogare fratto il numero di stati a cui essa sarà composta. Di 200 metri, ogni stadio dovrà fornire una prevalenza pari a 50 metri.
Ora, questo ripeto nel caso io ho scelto un valore orientativo 0,4 ponendomi di fatti al centro del campo relativo alle girantinenti. Ci viene una macchina a quattro stati. Se avessi scelto un valore di omega con S più basso, mettendomi proprio al limite a 0,2, la velocità specifica limite che riteniamo accettabile per una macchina centrifuga, questo valore sarebbe cresciuto, perché qui al denominatore avrei un numero un pochino più basso, cioè ogni stadio dovrebbe erogare al fluido un po' più di energia meccanica, conseguentemente ho bisogno di un minor numero di stati. Se avessi puntato invece al massimo del rendimento, scegliendo quindi quelle velocità specifiche 0,6 anche superiori che mi assicurano rendimenti più alti, questo significa ok, riesco a ottenere un rendimento più alto per ogni singolo stadio, ma ogni stadio, ogni aereo mi dà al fluido capace di cedere una minore energia meccanica, un minore lavoro ideale specifico, mi ci vogliono più stati. Quindi qui poi si entrano in considerazione di secondo livello, puntiamo a fare una macchina che sia economica e compatta, costituita dal minor numero possibile di stati, o poi vogliamo fare una macchina con un numero di stati più elevati, quindi più costosa, probabilmente più performante, anche se poi bisogna tener conto che questi sono i rendimenti riferiti al numero di stati. Noi ci indirizziamo a realizzare una turbomacchina di questo tipo, proprio una 4 giganti centrifugo in serie. Ok, partiamo da una condotto convogliatore che porterà l'acqua all'ingresso della prima girante. Qui abbiamo la prima girante calettata sull'albero, che è passante rispetto a tutta quanta la macchina, che regge tutte e quattro le giranti. Prima girante cede energia meccanica al fluido, verrà scaricata, in questo caso ci sarà un diffusore palettato che andrà a convertire energia cinetica in pressione, dopodiché abbiamo un canale convogliatore o raddrizzatore che deve riportarmi l'acqua in ingresso al secondo stadio, al terzo stadio, al quarto stadio e così via. Più stadi metto, più canali dovrò prevedere, quindi anche per questi canali ho un'efficienza fluidodinamica, avrò in realtà delle perdite di palettatura che tenderanno a crescere man mano che faccio aumentare il numero di stadi. Ora, quindi, io ho scelto questa situazione di compromesso, omega con S uguale 4, che ci porta proprio a realizzare questo tipo di macchina. Poi progetteremo, in particolar modo in questa esercitazione, la girante. La girante la disegneremo come se fosse una girante centrifuga pura. Quindi il bordo d'ingresso al condotto rotorico parallelo all'asse della macchina, anche se sappiamo che in realtà dal bordo d'ingresso, l'abbiamo visto a lezione, viene sempre spostato un pochino verso l'occhio della girante, il primo tratto in realtà il fluido non interagisce con i palettamenti muovendosi in senso meridiano soltanto lungo la direzione radiale. In realtà avremo un primo tratto asso radiale e poi la maggior parte del lavoro verrà scambiato quando il fluido si muove prevalentemente in senso radiale. Appunto, trascureremo il disegno di questo primo tratto, faremo la nostra girante come se fosse una radiale pura. Cosa significa progettare la nostra girante? Beh, significa andare a fare il disegno della sezione meridiana e della sezione intrapalare. Quindi dovremo individuare una serie di ruote fondamentali, il diametro dell'albero di con n, il diametro del mozzo di con i, il diametro della bocca di aspirazione di con a, il diametro di con 1 in corrispondenza del quale inizieranno i condotti rotorici, l'ingresso ai condotti rotorici, e infine il diametro di con 2 della girante. Più la sezione meridiana ci evidenzia l'altezza della pala al bordo d'ingresso dei condotti rotorici, l'altezza della pala al bordo di uscita dei condotti rotorici. Dovremo, passiamo alla sezione intrapalare, definire il numero di pale che compongono la girante,
fissare uno spessore per esse, ovviamente, dovremo definire gli angoli geometrici costruttivi al bordo d'ingresso e al bordo di uscita della pala, e poi dovremo disegnare una pala che sia capace di, punto, di guidare il fluido in una traiettoria ipoteticamente monodimensionale che si muove all'interno, fluido che si muove all'interno dei condotti ipotonici, portarlo dall'angolo geometrico d'ingresso all'angolo geometrico di uscita. Tutto ciò prevedendo tutti quei tenendo conto di tutti quei fenomeni che abbiamo visto a lezione. Quindi la deviazione che abbiamo all'uscita dei condotti rotorici, il problema della cavitazione, il problema dell'ostruzione delle pale e via dicendo. In questo noi distingueremo quattro bordi per il calcolo della nostra girante. Uno e uno primo, come in realtà già abbiamo fatto a lezione, facciamo riferimento al bordo di aspirazione, all'ingresso al condotto rotorico, immediatamente a monte e immediatamente a valle dell'ingresso. Quindi nel bordo 1 primo teniamo conto dell'ostruzione palare, al bordo 1 il flusso ancora non ha risentito dell'ostruzione palare. Lo stesso, bordo 2 primo, immediatamente dentro i condotti rotorici, bordo in pressione della girante, cioè il lato di uscita del condotto rotorico. Bordo 2 immediatamente a valle. Nel bordo 2 assumeremo in realtà un flusso già completamente riorganizzato in senso monodimensionale. Supporremo nei nostri conti che non è proprio necessario supporlo, però ci fa comodo per visualizzare le cose, che il fluido muovendosi all'interno del condotto rotorico si muova seguendo effettivamente la linea media del condotto. Quindi gli angoli geometrici determinano, gli angoli cinematici determinano la direzione relativa del moto. Sappiamo in realtà che c'è una deviazione all'uscita dei condotti rotorici, la direzione cinematica non coincide con la direzione geometrica, noi assumeremo che tutta questa deviazione ci sia nel passaggio dal bordo 2' al bordo 2 e la stimeremo con le correlazioni che abbiamo visto a lezione. Assumeremo assenza di valettatore distributrici in ingresso alla macchina e ad ogni stadio. Per cui porremo fin da subito l'angolo alfa con 1 pari a 90 gradi. Il fluido entrerà nella girante muovendosi in direzione assiale, dopodiché all'interno dell'occhio della girante la conformazione geometrica del condotto, come vedete, sarà tale di farlo curvare di 90 gradi, si presenterà all'ingresso del condotto rotorico avendo una direzione che è puramente radiale, quindi alfa con 1 pari 90 gradi. Non lo mettiamo in rotazione prima che incontri le valettature mobili della girante. Altre ipotesi che faremo, abbastanza usuale, la velocità in tutto questo primo tratto si manterrà uniforme e costante. Quindi la mia C con 1 sarà pari alla velocità C con A che ho all'ingresso proprio della bocca di aspirazione. Disegneremo queste sezioni in maniera da non far né accelerare né decelerare il fluido mentre appunto si muove dall'ingresso, dalla bocca di aspirazione della girante al bordo di aspirazione dei condotti rotorici. Ora, abbiamo detto che ragioniamo su quattro stadi, noi dobbiamo progettare uno stadio. Focalizziamo la nostra attenzione, cancelliamo un attimo qui, anche se questo dato tra un po' ci servirà ancora, questi dati tra un po' ci serviranno ancora, però noi lavoriamo su uno stadio, progettiamo gli stadi, in realtà poi gli stadi si ripeteranno. Abbiamo detto numero di stadi 4, ognuno di essi sarà caratterizzato da un lavoro ideale specifico pari a
490,5 metri quadri al secondo quadrato, elabora una portata che è la stessa di prima, 20 litri secondo, girando a velocità di 2950 giri minuti. Abbiamo detto che all'incirca questo lavoro specifico è quello tale per cui per ogni stadio abbiamo una velocità specifica di circa di 0,4, di circa 0,4. Andiamocela a ricalcolare meglio questa velocità specifica. Quindi velocità specifica per ogni stadio, omega con S, sempre omega, radice di T punto fratto y elevato a 3 quarti, io qui non metto più pedici, adesso siamo, salvo diverso avviso, stiamo riferendo tutto all'unico stadio che stiamo studiando, il primo, diciamo. Quindi ci facciamo i conti, otteniamo una velocità specifica un pochino più alta di quella che avevamo ipotizzato, otteniamo pari a 0,42. Andiamo a vedere cosa possiamo aspettarci dai diagrammi statistici andando a progettare una pompa con questa velocità specifica. Le pompe sono molto studiate, abbiamo questo diagramma che ci dà il rendimento globale che possiamo aspettarci per quelle che sono le normali realizzazioni al variare della portata. Come vedete, come abbiamo già discusso, il rendimento tende a crescere man mano che la pompa elabora più portata, e ne abbiamo discusso anche di questo. Noi stiamo tra velocità 0,42, quindi 0,15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, stiamo qui grosso modo a metà strada, portata tra 0,012 e 0,03 metri cubi al secondo. Andando su questo diagramma possiamo aspettarci un rendimento globale per lo stadio che andremo a realizzare di poco inferiore a 0,75. Quindi dai diagrammi statistici cominciamo a fare un'ipotesi, ci aspettiamo di realizzare una macchina che ha un rendimento globale o un rendimento aggiunto pari a 0,74. Che ci siamo sui rendimenti, continuiamo. Sappiamo che il rendimento globale dipende dal rendimento interno della macchina, quello che tiene conto di tutte quante le vicissitudini e le degradazioni fluidodinamiche, e dal rendimento meccanico. Il rendimento meccanico lo assumiamo comunque molto alto, assumiamo M0,98, da cui ne deriva che il rendimento interno che ci aspettiamo per la nostra macchina, quello che tiene conto di tutte quante le perdite, sia di palettatura che complementari, è pari a 0,755. Il rendimento interno, abbiamo ragionato quando abbiamo trattato delle perdite che abbiamo nelle macchine, appunto perdite di palettatura e perdite complementari, dipende dal rendimento di palettatura, dal rendimento volumetrico, in questo caso, caso della macchina operatrice, dipende da quella che abbiamo chiamato potenza dissipata sul disco, per attrito sul disco, dal fatto che disco e controdisco della nostra girante ruotano legate nel fluido di lavoro, e quindi per mantenerli in rotazione bisogna dissipare una certa potenza meccanica, e l'abbiamo indicata con picona. Io a suo tempo vi ho esplicitato questa relazione, a noi in realtà in questo caso fa comodo una relazione inversa, perché in questo caso siamo in una fase di calcolo preliminare, quindi non tutte le grandezze ci sono esattamente chiare, e facciamo delle stime. Vi dissi, normalmente le perdite dovute ai ricircoli attraverso i giochi
sono inferiori al 5% della portata volumetrica complessivamente elaborata dalla macchina. Ora, assumiamo proprio Q.G su Q. ciò che trafila attraverso i giochi proprio pari al 5%. Questo ci dà modo di calcolare il rendimento volumetrico e da V pari alla portata nominale elaborata dalla macchina, o meglio la portata elaborata dalla macchina fratto quella elaborata dalla girante, che viene all'incirca 0,95 per la precisione. Anche questo viene 0,955. Lo stiamo ipotizzando, ma in realtà a fase di tutto quanto il progetto dovremo andare a fare una verifica di quello che adesso stiamo ipotizzando, quando avremo in mano tutto. Per quanto riguarda la potenza persa per attrito sul disco, faccio anche qui un'ipotesi. Assumo che la potenza persa per attrito sul disco rispetto a quella globale ideale scambiata allo stadio, quindi Rho punto Y, sia un 6%. Quindi questa relazione mi permette di stimare un rendimento di palettatura atteso. Il rendimento interno in qualche modo l'abbiamo desunto dai diagrammi statistici. Per quanto riguarda il rendimento volumetrico, abbiamo fatto delle posizioni in base a quella che è la normale esecuzione prevista dalla tecnica, e non è questa azione delle tenute che andranno a equipaggiare la nostra macchina. Ci siamo messi abbastanza in sicurezza perché ci siamo messi anche al limite superiore. Ho fatto delle ipotesi per quanto riguarda la potenza che verrà persa per attrito sul disco, quindi posso ricavarmi, invertendo questa relazione, quello che è il rendimento di palettatura che mi aspetto dalla mia macchina. In questo caso, se andiamo a sostituire qui 0,755 fratto 0,955, 0,06 per quanto riguarda le perdite complementari dovute per il disco, quello che otteniamo alla fine è un rendimento di palettatura atteso pari a 0,83. Noi questo è un dato cruciale perché in base a ciò che desideriamo, questo valore di Y, il rendimento di palettatura ci permette di stimare il lavoro di palettatura che la girante dovrà essere fornita e quindi ci permetterà di dimensionare la girante stessa. A disegnare la girante, a eliminare gli elementi costruttivi della girante. Macchina multistadio, tutti quanti gli stadi sono calcolati su un unico albero che è passante rispetto alla macchina. Ci saranno delle linguette che seguiranno la trasmissione di potenza tra l'albero e il mozzo della girante. Cominciamo a fare una stima di quello che è l'albero, il diametro dell'albero di cui avremo bisogno. Cosa condiziona quel diametro? Beh, la potenza che deve essere trasmessa. C'è un calcolo molto semplice, considerando soltanto il momento torcente, quindi la coppia che deve essere trasmessa ad ogni girante per poter cedere la copertura. Coppia che possiamo ricavarci come potenza impegnata
trasmessa fratto velocità di rotazione. La potenza trasmessa, beh, per definizione di rendimento globale sarà la potenza ideale, densità per portata volumetrica e laterale per il lavoro ideale specifico ricevuto, fratto il rendimento globale della macchina. Sente l'albero trasmette potenza per tutti e quattro le giganti, quindi consideriamo il lavoro ideale complessivo che deve essere scambiato. Quindi ritorniamo a quel 1960 d'oro di partenza. Andiamo a sostituire, considerando anche il rendimento globale, appunto, che abbiamo considerato prima, abbiamo quella potenza assorbita dalla pompa estimata in 53 kW circa. Il momento torcente corrispondente circa 170 Nm. Facciamo solo un calcolo preliminare di orientativo, mettiamo un bel coefficiente di sicurezza. Il momento torcente MT deve essere minore di pi greco sedicesimo per il diametro dell'albero al cubo per la trama ammissibile del materiale di costruzione che andiamo a impiegare. Di con n maggiore o uguale, mettiamoci anche un certo coefficiente di sicurezza K, visto che stiamo facendo proprio calcoli molto semplificati, per la radice cubica di 16 volte il momento torcente fatto di greco fatto la tau ammissibile. Io ho assunto una tau ammissibile 30 newton su millimetro quadro, ho assunto un coefficiente di sicurezza pari ad 1,5. Se sto facendo proprio un calcolo statico al massimo, considerando solo una sollecitazione che è quella torsionale, viene fuori di con n maggiore o uguale 48 mm. In realtà dobbiamo considerare gli intagli dovuti alle linguette, alle battute, cioè gli effetti dovuti geometrici legati alle battute, alla presenza di vari intagli, eccetera. Maggioriamo ulteriormente, assumiamo il diametro dell'albero pari a 56 mm. Ovviamente noi siamo interessati alla parte di fluidodinamica, poi raffinerete questi conti, li avete già raffinati nel corso di costruzione di macchine. Quindi abbiamo trovato la prima quota che ci interessa, D con N. D con I è il diametro del mozzo della girante. Difatti anche questo va progettato tenendo conto del momento torcente che deve essere capace di trasmettere. Quindi in realtà le norme uni poi sulla base del tipo di trasmissione, eccetera, sono abbastanza precise sul dimensionamento di questi organi. In questo caso io ho dato 7 mm di spessore di carne al nostro mozzo,
per essere sicuri che potrà essere montato sul lab e poter trasmettere la coppia vincente adeguata, sfruttare le condizioni dell'avvio eventuali o altre condizioni drammatiche per la macchina. Ne consegue che di conini, diametro interno per noi, è pari a 70 mm. Quindi abbastanza velocemente in realtà abbiamo individuato queste prime due grandezze, dico n e dico n.